La scuola a riaprire il 14 settembre, priorità assoluta del governo. Mascherina, lavaggio delle mani e distanziamento, le tre regole per proteggersi dal Covid. Felicità Pistilli. L'apertura non è a rischio, noi abbiamo il dovere morale di riaprire tutte le nostre scuole, è una priorità del Paese ed è una priorità assoluta del governo. Certamente è un'operazione molto complessa, non a caso lavoriamo da settimane. Eccole le scuole, in molti casi cantieri aperti in vista della campanella del 14 settembre, che dunque è confermata. Metro alla mano, si ridisegnano gli spazi, se ne cercano di nuovi. Il distanziamento rimane la regola fondamentale, insieme al lavaggio delle mani e all'utilizzo delle mascherine, obbligatorie per i bambini dai 6 anni in su. Con l'inizio delle lezioni ne saranno distribuite 11 milioni al giorno. Abbiamo allargato le aule, abbiamo cercato ulteriori spazi affinché laddove ci sia il metro di distanziamento e sia garantito, gli studenti da seduti possano abbassare la mascherina. I banchi saranno monoposto, la consegna alle scuole che ne hanno fatto richiesta inizierà intorno all'8 settembre e andrà avanti fino a ottobre. Intanto nel Lazio questa mattina primi test sierologici per il personale scolastico. Nel resto d'Italia lo screening inizierà lunedì. I test dovranno essere conclusi una settimana prima del ritorno in classe. Per quanto riguarda la gestione di eventuali casi positivi, di volta in volta verranno attuate le procedure di identificazione e verifica dei contatti per poi individuare, a parte il soggetto contagiato, chi mettere in quarantena, quando necessario, anche l'intera scuola. E la scuola è tema di dibattito politico tra maggioranza e opposizioni.